Leo Di Gioia da oggi non è più l'assessore all'agricoltura della Puglia, si è dimesso al termine di una lunga e animata conferenza stampa dove ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a puntare i piedi. Io non voglio mascherare delle dimissioni politiche in una sorta di, diciamo, rimando di responsabilità ad altri. Io assumo la responsabilità di quello che abbiamo fatto, in alcuni casi ne sono orgoglioso, perché anche la vicenda del PSR si incrocia molto con questioni di legalità e di onestà e di correttezza, e la tempistica è anche un po' frutto di scelte molto molto rigorose. Però c'è da dire che per fare l'assessore all'agricoltura, coordinatore delle regioni italiane, c'è bisogno di una piena, totale copertura politica da parte del Presidente, che non significa l'autonomia gestionale, perché io so di essere un delegato del Presidente, ma significa sapere che il Presidente, nel condividere sin da subito tutte le scelte che abbiamo fatto, usa il suo ruolo per mediare il mio rapporto con quello degli altri, usa il suo ruolo per mettere l'agricoltura, come io penso necessario farsi, come primo elemento della nostra strategia. Non penso che il Presidente sia un super assessore, uno che sta sopra l'assessore con uguali funzioni. Penso che sia un assessore speciale, che ha funzioni diverse, che deve fare cose aggiuntive, che mi deve dare forza e che mi deve dare la possibilità di risolvere le cose. Se tutto questo non è forse stato chiaro in questi 3 anni e mezzo, spero che le mie dimissioni lo abbiano palesato in maniera cristallina, lo abbiano palesato in maniera tale che, al netto del fatto che io vado via, il Presidente prende in carico questa responsabilità. Di Gioia si dimette, ma resta fedele alla maggioranza di Michele Emiliano, ma chiede di non essere inserito in Commissione Agricoltura. Il futuro politico è con questa maggioranza, abbiamo già dato da un punto di vista della riprogrammazione, ovviamente però a condizione che questa maggioranza, ovviamente il Presidente, il capo di questa maggioranza, si faccia carico di un impegno che oggi io quasi come un testamento lascio. Grazie a Dio è un testamento che viene trapassato da vivi e quindi, diciamo, questo conforta me e la mia famiglia, però credo debba essere veramente un segno di grande responsabilità da parte del Presidente che, diciamo, non solo scenograficamente deve guardare a questa attività, ma deve, con le funzioni da Presidente e non, ripeto, da clone di un assessore, deve darci con grande sguardo e opportunità verso il futuro. L'ex assessore dichiara di non volersi candidare al comune di Foggia e che nella prossima settimana presenterà il nome del candidato. Non sono candidato sindaco di Foggia, settimana prossima presentiamo il candidato sindaco a Foggia, che sarà alternativo ovviamente alla maggioranza attuale, e valuteremo quelle che sono le adesioni che su questo candidato arriveranno, ovviamente anche con grande consapevolezza del fatto che sarà una proposta. Ecco, non voglio imporre i nomi a nessuno, chi vuole stare con noi ragionerà di tecnica, di programma e di persona. Ma con quale schieramento? Che se la coalizione di Emiliano converge su una scelta nella quale, voglio dire, credo ci si possa sentire ampiamente rappresentati, ben venga. D'altronde io faccio parte della coalizione di Emiliano, quindi è di tutta evidenza che la genesi del progetto nascerà e partirà da questa esperienza. Di Gioia dice no anche ad una eventuale candidatura alle europee di maggio. No, io devo rimanere in regione perché seppur da lontano e con rispetto che un ex assessore deve, e che dovrebbero avere tutti gli ex assessori, devo fare la mia parte per vedere maturare i frutti. Ormai ho imparato dagli agricoltori che si semina in un periodo in cui forse fa freddo e c'è brutto tempo, e spesso si raccoglie quando c'è il sole. Speriamo che arrivi il sole per l'agricoltura.